Ciao amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Giannina. Oggi vediamo come preparare la torta Ferrero Rocher. Vi assicuro è una bomba, è golosa, buona, ha un effetto scenografico davvero pazzesco e per gli amanti del cioccolato è il top. È una torta che è nata proprio per celebrare questi deliziosi cioccolatini che sono presenti anche nella decorazione. Siete pronti? Prepariamola insieme! Per prima cosa facciamo il pan di Spagna. Mettiamo in una ciotola 5 uova medie e aggiungiamo in 3 fasi 170 g di zucchero semolato. Mescoliamo per bene, aiutandoci con le fruste elettriche finché non otterremo questa consistenza. Adesso possiamo aggiungere i semi di mezza bacca di vaniglia bourbon e mescoliamo finché non otterremo una consistenza bella spumosa. Adesso aggiungiamo 2 cucchiaini di caffè solubile e mescoliamo finché non saranno amalgamati. Poi aggiungiamo 30 g di cacao amaro e mescoliamo bene con una frusta. Dopo procediamo con 150 g di farina 00 aggiunta in 3 fasi e mescoliamo con movimenti lenti da sotto verso sopra. Infine aggiungiamo 6 g di lievito per dolci e continuiamo a mescolare. Prendiamo una teglia di 20 cm di diametro imburrata e ricoperta con carta forno, ci aggiungiamo tutto il nostro impasto, lo livelliamo per bene, infine prendiamo un bastoncino e facciamo dei movimenti circolari finché non arriveremo ai bordi della teglia. Questo servirà a fare una crescita omogenea in cottura della nostra torta. Diamo un colpetto e cuociamo a 180 gradi normale per 35-40 minuti. Mi raccomando, dobbiamo fare la prova a stecchino. Ecco qui la nostra torta appena sfornata. Adesso la lasciamo a riposare dentro la teglia per 5 minuti. Poi ci aiutiamo con una griglietta, la giriamo e qui la lasciamo a raffreddare completamente. Mentre il pan di Spagna raffredda, ci occupiamo della crema. Mettiamo in una ciotola 500 g di mascarpone, con una palettina lo lavoriamo per renderlo più cremoso. Poi aggiungiamo 250 g di crema di nocciole Lind, aiutandoci con le fruste elettriche, mescoliamo finché i due ingredienti non si saranno amalgamati. Poi aggiungiamo 10 g di cacao amaro e continuiamo a mescolare. Abbiamo tagliato il nostro pan di Spagna in 3 parti uguali. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. Su un piatto da portata mettiamo un pochino della nostra crema e adagiamo la base del pan di Spagna. Lo andiamo a bagnare con una bagna che abbiamo creato con 200 ml di acqua, 25 g di zucchero di canna moscovado e 25 g di cacao amaro fondente. Cuociamo per 5 minuti da quando inizierà a bollire ed eccola qua. L'andiamo a cospargere lungo tutta la superficie del nostro pan di Spagna. Poi possiamo finalmente aggiungere la crema che andiamo a stendere per bene sempre lungo tutta la superficie. Adesso prendiamo dei wafer sfogliati e li andiamo a rompere sopra la crema per dare un pochino di croccantezza. Dopo aggiungiamo anche della granella di nocciole per dare un tocco in più. Aggiungiamo la seconda parte del pan di Spagna e ripetiamo il procedimento. Aggiungiamo il terzo strato di pan di Spagna e lo bagniamo per bene. Infine, con la crema restante, andiamo a ricoprire tutta la nostra torta. Ora diamo sfogo alla nostra fantasia. Abbiamo deciso di coprire i bordi con la granella di nocciole. Poi mettiamo la torta in frigo per almeno 2 ore. Adesso però possiamo aggiungere i nostri fantastici cioccolatini Ferrero Rocher. Guardate quanto sono belli! Ammirate che fantastica torta che abbiamo creato! È di una golosità unica! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa torta! Mm.
Che posso dirvi al riguardo, ragazzi? È una torta davvero pazzesca. Per gli amanti del cioccolato come me è veramente il top. È buona, cioccolatosa, il pan di Spagna è bello umido e questa bagna va ad aggiungere un tocco in più alla nostra torta. Poi si sente la crema, è bella soffice, spumosa, si nota bene il mascarpone e anche il cioccolato. Infine si sente questa parte croccante data dai wafer sfogliati e la granella di nocciole. Tutta insieme è una torta meravigliosa, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Aaron e Gianina.